Ecco, questo è un quadro di Trump, del presidente americano Donald Trump. Si può vedere anche lo stile, diciamo, espressionista, non so come definirlo, insomma, che sarà venduto all'asta per 9.000, con una base d'asta di $9.000. Non si capisce, insomma, bene quale possa essere il valore artistico di un disegno di questo tipo, ma questa è una notizia che troviamo su Interfax. E della rassegna stampa di oggi andiamo a guardare, diciamo, i giornali principali, i giornali e le agenzie di stampa principali. Dalla RIA Novosti prendiamo la notizia per cui il Ministero dei Trasporti russo sta valutando l'ipotesi di far pagare a bordo dell'aereo il fatto di portarsi appresso un giubbotto, per esempio, un Vierchnia Adiezhda, una Vierchnia Adiezhda sarebbe un giubbotto, un cappotto, una giacca, il telefono e anche l'ombrello. Anche chi si porta l'ombrello dovrà pagare. Non è ancora è stata, come dire, approvata questa norma, ma l'idea è questa. C'è la notizia, appunto, anche qui della richiesta al presidente russo Putin di introdurre sanzioni contro la Polonia per la questione dei monumenti all'Armata Rossa che potrebbero essere abbattuti, e qualcuno è stato già abbattuto. La notizia per cui il governo russo ha stilato un nuovo elenco di sostanze considerate psicoattive, sono 14. Quella che sorprende di più è la mimosa. La mimosa hostilis è un tipo di mimosa che contiene un principio attivo chiamato, andiamo a leggere, principio attivo della mimosa hostilis è il dimetiltriptamina. Non si sa bene quale effetto, probabilmente ha un effetto calmante, ma comunque è stato vietato, anche perché c'era stata una grande richiesta sul web di semi di mimosa hostilis. Evidentemente questo ha allertato le autorità russe. La Germania e la Francia, che hanno fatto un elenco di regioni del Donbass perché si chiede l'intervento di forze internazionali per cercare di risolvere, insomma, la crisi nel Donbass con l'Ucraina, tra i separatisti e il governo di Kiev, l'esercito di Kiev. Passiamo ad Interfax. Abbiamo trovato prima un paio di notizie. La Russia e la Turchia, ad esempio, che a metà agosto discuteranno il ripristino dell'attività commerciale su frutta e verdura, e specialmente dei famosi pomodori turchi, che, dei quali, insomma, c'era un grande consumo qui in Russia prima del 2015, quando un aereo militare turco ha abbattuto un caccia russo in una zona della Siria, una storia, insomma, abbastanza nota. Una storia abbastanza nota che aveva portato a un momento di grande crisi tra la Russia e la Turchia, poi in parte rientrato anche per una certa convergenza di interessi commerciali e strategici. Ed è proprio di questi giorni la notizia dell'acquisto da parte della Turchia di un complesso missilistico russo, gli S-400,
notizia che ha fatto abbastanza, ha fatto parecchio arrabbiare gli americani. Ricordiamo che la Turchia è un paese della NATO e quindi insieme ai pomodori, insomma, ci sarà questo scambio, ovviamente non alla pari, insomma, pomodori missili. Passiamo alla Nova Jagasieta. Ci sono ancora, dice la Nova Jagasieta, secondo l'associazione per i diritti umani Memorial, ancora arrestati, 13 sono ancora in galera dall'elenco dei cosiddetti gay ceceni, da un elenco di gay ceceni che la Nova Jagasieta stessa aveva pubblicato tempo fa. 13 di quell'elenco sono ancora in galera. Poi c'è la vicenda della Siemens, l'azienda tedesca, una storia abbastanza curiosa, perché secondo quello che hanno pubblicato i giornali, la Siemens aveva ha un contratto con il governo russo e adesso accusa i russi di aver utilizzato alcune turbine per la fornitura, per la come generatori elettrici, diciamo, come delle turbine elettriche, per spostandole da una città alla Crimea, a Simferopol, in maniera illegittima, siccome esistono le sanzioni europee e americane proprio per la vicenda della Crimea, ovviamente la Siemens considera questo un atto illegittimo e anche, insomma, una violazione del contratto. La Russia si difende dicendo che queste turbine della Siemens le ha comprate in un mercato secondario, quindi evidentemente non direttamente dalla Siemens, e che le ha rimesse a posto, le ha adattate all'utilizzo per il quale verranno destinate e quindi le installa dove gli pare, insomma. Questa è. Per tutto ciò la Germania, il governo tedesco, sta pensando di introdurre nuove sanzioni proprio sulla vicenda Siemens. Ancora dalla Nova Jagasieta, la Corte d'Appello si è rifiutata di bloccare il sito Pornhub su richiesta della Procura. Quindi c'era stata questa richiesta per bloccare Pornhub. Internet è uno dei campi di battaglia della politica russa, che cerca di mettere sotto controllo, insomma, un po' in nome del terrorismo, un po' in nome del moralismo, alcune attività che ci sono sul web. La Corte d'Appello della regione di Voronezh ha rifiutato la richiesta della Procura di bloccare Pornhub in Russia. La proposta della Procura di Buturlinovskaya è stata respinta. Il tribunale ha deciso che il sito dovrà rimanere accessibile. Era stato il ormai noto Roskomnadzor, l'osservatorio per le comunicazioni, l'osservatorio di Stato per le comunicazioni in russo, che ha inserito Pornhub nel registro dei siti vietati dal settembre 2016 su decisione proprio del tribunale di Buturlinov. Nel registro era finita anche il sito YouPorn. Tuttavia il 7 aprile Roskomnadzor aveva sbloccato di nuovo l'accesso a Pornhub al momento in attesa della disputa giudiziaria, perché la decisione del tribunale di prima istanza era appunto andato in discussione, diciamo, era sub iudice, diciamo. Subito dopo la notizia del blocco di Pornhub, Pornhub ha proposto al Roskomnadzor di rifiutarsi da questa idea in cambio di un forse di un banner probabilmente del Roskomnadzor,
E l'osservatore ha risposto: non siamo sul mercato e la demografia non è una merce. Tuttavia, più tardi lo Scamnazzor, per scherzo, ha ricordato a Pornhub la promessa dell'account premio che il sito pornografico aveva proposto all'osservatorio. Il rappresentante ufficiale Vadim Ampielski ha proposto ai rappresentanti di Pornhub Pornhub, associati di contatti a Calodina a 10 anni premium account. Ha proposto l'offerta di Pornhub al sito di contatti Pornolab. 10 porno tracker brassino, neon gazzetta di stream, PhD, 2 milioni di Hub, è stato scelto, insomma, una storia abbastanza curiosa. Questo della Nuova Gazzetta. Andiamo avanti, andiamo a vedere i giornali economici, che sono il Commerzante e il Viadomo, questi due giornali abbastanza accreditati. Tribunale per i diritti umani europeo ha condannato la Russia a pagare 6.000 euro ad uno degli a uno dei condannati praticamente per l'omicidio Nemtsov, Temirlan e Skerhanov. La condanna del Tribunale europeo per i diritti umani, la Corte europea contro la Russia è scattata dopo la denuncia appunto di tre dei condannati per l'omicidio Nemtsov, appunto Temirlan e Skeranov e i fratelli Gubashev, perché il processo si è svolto in maniera non conforme alle regole del diritto e anche della difesa, oltre alle pessime condizioni di detenzione denunciati dagli appellanti, insomma. Diamo un'occhiata all'Izvestia. L'82% dei russi si sposa per amore. I giovani mantengono i punti di vista patriarcali, tradizionali sulla famiglia, ma non sono pronti a rifiutare la ma non rigettano, non come dire, apprezzano e pretendono ancora la libertà personale. Mentre intanto, notizia ambientale, nel Mar Nero è stata ridata di nuovo la possibilità di nuotare, mentre nel Mar Baltico è vietato, evidentemente per questioni appunto di inquinamento.